Siano lodati Gesù e Maria. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia, abbiamo ripetuto in risposta al Santo Responsoriale di questa liturgia, di questa quarta domenica di Quaresima, come ho cercato di spiegare approfonditamente nel bollettino di questa settimana, nella domenica chiamata Letame, dal latino, dal verbo latino che significa rallegrarsi. È una domenica in cui appunto la Chiesa ci invita a stemperare un po' il clima austero e penitenziale della Quaresima, volgendo lo sguardo verso la gioia della Pasqua, ormai vicina. In che senso? Raccogliere il frutto di una vita rinnovata di chi sta vivendo con serietà, impegno, ecco, e santità questo tempo benedetto. E la liturgia di oggi, tutte e tre le letture che rapidamente cercheremo di meditare, che sono una più bella dell'altra, ci ricorda fondamentalmente la dinamica del processo della salvezza, che si riassume in queste semplicissime parole. Dio per noi vuole soltanto bene, vuole soltanto vita, vuole soltanto salvezza. Ma, e questo è un grande ma, come diceva il buon Sant'Agostino, Dio che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Dio che ti vuole riempire di beni e di grazie non te li può dare se tu non li accogli e non li chiedi. Dio che vuole tirarti fuori da tanti guai non lo può fare se tu non riconosci di essere nei guai e non gli chiedi aiuto. Quindi c'è questa dinamica fondamentale del processo di salvezza che interpella necessariamente noi, che ci dà anche una visione corretta sia della nostra vita personale sia delle vicende storiche. Proviamo a calarci. Prima lettura. La prima lettura si colloca nel contesto cosa era successo a Israele. Ce lo dice il Signore. I sacerdoti e il popolo, quindi tutti, d'accordo. Tenete presente che Israele nell'Antico Testamento era ciò che la Chiesa era oggi, uguale. Quindi possiamo tranquillamente calarlo nella nostra vita, no? Cosa hanno fatto? Moltiplicarono la loro infedeltà, contaminarono il Tempio e imitarono gli abomini degli altri popoli. Stavano facendo un sacco di peccati. Stavano camminando lontani da Dio. Quando noi camminiamo lontani da Dio, causiamo guai. Cosa fa il nostro Signore? Proseguo la lettura. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli. Chi sono i suoi messaggeri? Sono i profeti, sono gli uomini di Dio che dicono: figlio mio, guarda che ti stai a sbagliare, se fai così va a fa guai, se esci dalla legge di Dio è peggio per te, scadi in un sacco di male che ti casca tutto addosso, lasciala, falla finita, vogliti bene, potremmo dire. E perché mandò questi messaggeri? Prosegue, perché aveva compassione del suo popolo, compassione. Quindi Dio vede che si stanno rovinando e dice: ma mi soffro con loro, fammeli dare una mano, fammeli mandare qualcuno che li aiuta. E qual è la risposta del suo popolo? Sentite, essi si beffarono dei messaggeri di Dio, si sono fatte beffe, cioè, ma guarda questo, a ridergli dietro, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti. Compri? Quindi c'è questo dramma. L'uomo combina guai, si mette in un mare di guai, il nostro Signore cerca di dargli una mano e anziché prendere la mano, perdonatemi il termine, su quella mano l'uomo ci sputa sopra. A questo punto che succede? La Bibbia usa un termine che noi ci scandalizza un po', parla dell'ira di Dio, d'accordo? Mi raccomando, ecco, qui per questo che ci stanno i sacerdoti, ci sta la Chiesa che ci aiuta a capire il senso delle cose, no? Noi non dobbiamo pensare, allora Dio si è arrabbiato, dice, te faccio vedere io. No, no. Sapete che cos'è l'ira di Dio? Voi provate a mettervi nei panni di nostro Signore, vorrei fare questo discorso. Ci sono i tuoi figli che si stanno mettendo in un mare di guai, tu cerchi anzitutto di farglielo capire richiamandoli nella coscienza, questi continuano. Poi gli mandi i tuoi ministri e dici: figlio mio, vedi un po', e non li vogliono. Che cosa si può fare? Sapete cosa fa il nostro Signore? Smette di rimproverarci, smette di mandarci profeti. Vuoi fare così? Buon divertimento, continua.
E che succede quando continua? Succede il finimondo. Perché il contesto storico dove gli ebrei vivevano, sapete che succede a causa della cruce? Arrivano i babilonesi, guardate queste storie, erano 586, distruggono e radono al suolo Gerusalemme, radono al suolo il Tempio e deportano in massa gli ebrei a Babilonia. Quanto dura sta storia? 70 anni, fino a quando i babilonesi non vengono vinti dal nascente impero di Persia, questo lo studiamo anche nella storia, e dal re Ciro che dice, bene, adesso tornate a casa. Quindi tutto quel male prodotto dal popolo di Israele si è semplicemente riversato su di loro, ti cade addosso. Ma non diciamo noi il proverbio, chi semina vento raccoglie tempeste, e quello che uno fa si ritrova. È Dio che ha punito il popolo o è il popolo che si è auto-punito, andato a cercare ognuno, chiudendosi alla salvezza che porta al nostro Signore? Voi sapete che purtroppo, questo è un tema che in paese ogni tanto bisogna parlarne, no? Secondo voi l'inferno esiste o non esiste? Esiste o non esiste l'inferno? Guardate che là dietro c'è il giudizio universale, che speriamo che riusciamo a fare, restaurare pure quello, insieme alle altre belle opere che stiamo facendo. Esiste o non esiste l'inferno? Ma secondo voi, questa è un po' più difficile, Dio ci manda qualcuno all'inferno? E altra domanda, è vuoto o è pieno l'inferno? Sono belle domande queste qua. Allora, vi rispondo subito io, sempre in veste di ministro della Chiesa. L'inferno esiste. Dio non ci manda nessuno, ma purtroppo è pieno di gente. Questo è detto in tre parole. Allora, perché ci va un sacco di gente all'inferno? Lo dice Gesù nel Vangelo, che riprende esattamente la prima lettura e dice, guardate, mio padre mi ha mandato nel mondo, per quale motivo? Perché Gesù è venuto sulla terra? È venuto sulla terra per ammazzarci di botte, è venuto sulla terra per dirci al disgraziato, per fulminarci, per farci del male, per fare qualcosa di questo genere? No! Che è venuto a fare Gesù sulla terra? Gesù è venuto sulla terra a prendere su di sé tutto il male nostro e a distruggerlo soffrendoci e pagando in prima persona sulla croce, e a dirti, guarda che tutto il male che hai prodotto tu, con i guai che l'ho preso tutto io, basta che tu invochi il mio nome, accogli la mia salvezza, poi vedremo come lo spiega San Paolo nella seconda lettura, e sarai salvo. Tu lo riconosci questo? Tu ci credi a questo? Se tu non riconosci questo e non invochi il mio nome come salvezza, sarai già condannato, perché tutto il male che tu hai prodotto, come nell'Antico Testamento, ti ricade tutto quanto addosso, fino all'ultimo spicciolo. Cosa dice Gesù? Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Non c'era bisogno che Gesù Cristo morisse in croce per condannare le nostre azioni. Dio poteva farlo tranquillamente rimanendosi in cielo e dicendo, questo è sbagliato, questo è sbagliato e questo è sbagliato. Non serve che c'è sulla terra. Dice però Gesù, chi crede in lui non è condannato. Quindi chi lo riconosce come suo salvatore e chi lo ringrazia per quello che ha fatto, capite? Perché lui ha pagato colpe non sue, ha pagato le nostre. Ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto in questo nome, dice. E qual è il motivo per cui si va all'inferno? Molto semplice. Guardate, il giudizio, il famoso giudizio di Dio è questo: la luce, che è Gesù, è venuta nel mondo, è venuta e viene nel mondo, ma gli uomini cosa hanno fatto? Hanno accolto o non hanno accolto la luce? Qualcuno l'ha accolta e qualcuno non l'ha accolta. E qui ci dice una cosa molto importante: noi proviamo a metterci davanti al crocifisso, no? Ma come si fa a non accogliere Gesù? Non avete mai chiesto? L'immagine del crocifisso dinanzi a cui fuggono i demoni, perché non possono sostenere un amore così grande, che non sanno neanche dove sta di casa l'amore, adesso lo vogliono togliere anche dalle scuole, sappiamo tutte le altre polemiche che fanno, no? Dico, ma scusa, ma che fastidio ti dà? Cioè, ma anche per una persona che non crede, no? Un laico, diciamo così, che fastidio ti può dare una cosa del genere? Qual è il fastidio che ti dà? Se non l'immagine di una vita completamente sacrificata, immolata, che si offre e che si dona. Qual è? Che fastidio deve? Vediamo che cosa ci sta dentro il tuo cuore. Quello ti manifesta però e ti comunica semplicemente un modo di essere e di vivere che è diverso dal nostro. Allora Gesù dice,
Chi fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Cioè, odia il Signore chi fa il male e vuole continuare a fare il male che commette non riconoscendolo come tale. E questo è il principio per cui si va all'inferno. Cosa dice la Chiesa, il Catechismo della Chiesa Cattolica? Chi ci va all'inferno? Io spero che voi abbiate fatto in passato bene il Catechismo, che nuovo Catechismo, sono tante chiacchiere. Vi ricordate cosa diceva il Catechismo? Chi ci va all'inferno? Lo sapete? All'inferno ci va chi commette un peccato mortale, anche uno solo, senza essersi pentito. Cioè, ha fatto una cosa cattiva e non l'ha riconosciuta come tale, chiedendo perdono a Dio. Perché basta che tu la riconosci come tale, chiedi perdono a Dio, e all'inferno non ci va. Capite? Ma chi? Ecco il rispetto della libertà dell'uomo. Ecco Dio che ti ha creato senza di te, ma non ti salva senza di te. Se tu vuoi suicidarti, tra virgolette, spiritualmente, quindi vuoi fare come ti pare e continuare fino alla fine, sapendo, ti firmi da solo la sentenza di condanna a morte. Dio non si sporca le mani a mandare qualcuno all'inferno, in quel luogo che... Guardate che l'inferno, se uno legge la descrizione di alcuni santi, ma non voglio andare storto di questa pura domenica della gioia, guardate che ci sta veramente da farsi venire i capelli dritti per chi ce l'ha, capite? È una cosa terrificante per quanto è brutto. Eppure ci sono degli uomini che si firmano da se stesso il libro della propria condanna. Perché? Perché si ostinano a non voler riconoscere il male come male e a non voler chiedere a Gesù ci resta nella sua salvezza, che è completamente gratuita. Chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Allora concludo con un piccolo riferimento alla seconda lettura. San Paolo nella seconda lettura dice la stessa identica cosa. Dice: fratelli, Dio ricco di misericordia, da queste parole ci ha tratto il titolo, una bellissima enciclica di San Giovanni Paolo II, che si chiama appunto in latino Dives in misericordia, che si chiama ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato. Da morti che eravamo per le nostre colpe, perché i nostri peccati, le nostre cose producono guai, sofferenza, angoscia, tristezza, disordini relazionali, morte, non si parla in lingua di altri, tutte le cose brutte che si vedono, sono tutte quante figlie delle nostre male azioni. Da morti che eravamo ci ha fatto rivivere con Cristo, e questo perché? Per grazia, è un dono immeritato. Gesù l'ha fatto senza che nessuno glielo chiedesse, ce lo offre gratuitamente. Per grazia siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi ma dono di Dio. E guardate che se accogliete questa salvezza, dice ancora San Paolo, ricordati bene, il Signore, se tu accogli la sua salvezza e la sua forma di vita che ti propone, sappi che la parte finale è bellissima di questa lettera, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha già preparato perché in esse camminassi. Allora, domande da porci in questa domenica. Io sto in ascolto della voce di Dio oppure no? Mi accorgo, io vi auguro, io ho vissuto tante volte nella vita, vi auguro che il Signore vi possa toccare il cuore e vi faccia vedere un po', non troppo, la vostra vita con i suoi occhi. Perché se noi vediamo la nostra vita con i suoi occhi, lui è perfezione assoluta, ci rivediamo inevitabilmente pieni di miserie, a volte di peccati, di sbagli, di errori. Quello è uno dei momenti più belli della nostra vita, perché in quel momento è proprio un momento fondamentale dove il Signore da un lato ti manda questa luce, dall'altro ti manda la sua mano. Non ti preoccupare, hai visto bene? È già pronta la mano per uscire fuori dai guai, prendila. Questo è veramente la grande guarigione. Tu sei aperto quando il Signore ti manda qualcuno, qualche sacerdote, qualche profeta, qualche santo a dire: oh, guarda che ti stai a sbagliare, ascoltami, io te lo dico per bene tuo, se non lo vuoi ascoltare, è verissimo di non farlo, proprio peggio per te. I profeti che il Signore mandò agli ebrei, niente, facciamo come ci pare, chi se ne importa, avanti come treni, fino a sfracellarsi, sei aperto, o ci abbiamo la capa tosta, dico l'andante, che... Niente, uno va avanti con un treno, io sono perfetto, io non faccio nessuno sbaglio, è sempre colpa degli altri, io non quello che penso tutti quanti gli uomini, è quello, è quest'altro, non entro mai me stesso a dire, ma io sto combinando la mia vita.
con calma, capite? Perché il nostro Signore ci fa fare questo processo delicatamente, però dobbiamo farlo, figlioli miei. Se no la salvezza che il Signore ci porta sta da una parte e noi stiamo dall'altra, non ne beneficiamo, e se non ne beneficiamo continuiamo purtroppo a produrre guai su guai, a stare male noi, e magari qualche volta ce lo andiamo pure col Padre Eterno. Ah, una cosa come tutto è storto, non me ne va dritta una nella vita, il Signore si è dimenticato di me, io dico no, sei tu che ti sei dimenticato di lui, lui non si dimentica di nessuno. Quando le cose vanno storte, impariamo dalla rivelazione, è sempre colpa nostra. Quando le cose vanno dritte è merito di Dio, perché noi accogliamo i suoi doni, la sua grazia, la sua salvezza, e viviamo come lui vuole, camminiamo per le opere buone che ha predisposto. Quando le cose vanno male è sempre colpa nostra. Liberissimi di non crederci a queste cose, perché nessuno forza la nostra libertà, però chi ci crede comincia a sperimentare la vita eterna già da qui. Chi non ci crede purtroppo continua a vivere una vita che a volte può diventare addirittura l'anticamera di quell'inferno che purtroppo non abbiamo visto esiste. Dio non vorrebbe nemmeno che esistesse, ma purtroppo è l'attestato ultimo della serietà della nostra libertà. Dio ha figli che sono liberi, non c'ha schiavi. Ti dà tutto il bene che vuoi, ma desidera che noi lo riconosciamo, lo accogliamo e lo ricambiamo. Ecco il senso, uno dei sensi fondamentali del cammino di itinerario quaresimale, possa, ecco, quest'ultima parte della quaresima, aiutare tutti noi a entrare in noi stessi e ad accogliere ciò che il Signore ci fa comprendere dentro il cuore, che tutti quanti i suoi inviti a riformare la nostra vita, a cambiare la nostra esistenza, per accogliere la sua salvezza. La Santa Vergine Maria ci prendi per mano e ci aiuti a compiere questi passi che sono fondamentali perché la nostra vita possa diventare davvero bella e degna di essere vissuta. Siamo dati Gesù e Maria.